Parlando di radio web, ma anche naturalmente l'FM non è da meno a questo tipo di adempimenti, bisogna dire che le radio web che nascono con i funghi, ultimamente chiunque può mettere su una web radio con pochi soldi, tra l'altro, anche perché lo streaming costa molto poco, un'applicazione come CentovaCast, che è uno dei maggiori produttori software per fare radio, AutoDJ, insomma, giusto per intenderci, si acquisiscono con pochi soldi. Ci sono adempimenti che vanno invece rispettati per il diritto d'autore. Adempimenti che sono quelli che riguardano la SIAE, innanzitutto, che tutti conosciamo per diversi modi con cui ci si approccia. Anche per una festa privata si paga la SIAE, ad esempio, anche per una manifestazione, qualsiasi cosa. Nella web radio la SIAE entra molto a gamba tesa, devo dire, perché i diritti per fare una radio web sono abbastanza sostanziosi. Bisogna fare una premessa: esiste non solo la SIAE, c'è anche un'altra azienda che raccoglie diritti, ed è la SCF Italia. Questa seconda raccoglie diritti per i produttori, mentre la SIAE raccoglie per gli autori. Entrambe, nel caso di una web radio che abbia scopi commerciali, chiaramente, quindi che veicoli anche pubblicità, vanno pagate entrambe. Vanno pagate rispetto a una scaletta che viene indicata dalle stesse in base ad un minimo di fatturato, o comunque addirittura nel caso di SCF anche riferendosi ai click che il sito che ospita la radio può ricevere. Quindi comunque ci sono dei paletti abbastanza rigidi, ma anche chiari nella fattispecie. Si può pensare, ma ne parleremo la prossima volta, di fare anche una radio che non abbia musica licenziata da SIAE e da SCF, ma ne parliamo anche la prossima volta, che forse è meglio, l'argomento diventa anche più ampio e articolato. Quindi alla prossima, ciao.